siamo in Veneto a Barcon di Vedelago, a casa di Leroy. Facciamo. Possiamo dire il nome al secolo, il tuo nome anagrafico? Gianfranco. Gianfranco, cognome? No, non si può dire. Gianfranco, detto anche Leroy. Momento di pausa. Momento di pausa, allora. Pecorelle, intervallo. Allora. Facciamo che non dici siamo a Barcon di Vedelago. Siamo a Vedelago, appunto. Siamo a Vedelago, che fa anche più... Sto registrando tutto. Vai tranquilla. Così metto questo a parte. Siamo a Vedelago, vicino a Montebelluna, a Castelfranco, per capire un po' l'ubicazione geografica. Lascio tutto. Per capire un po' l'ubicazione geografica. Lascio tutto. Allora, ciak, numero due. Siamo a Vedelago, una località, una mena località. Una mena località. Nei pressi di Montebelluna, in provincia di Treviso, in mezzo ai campi, alle vigne, agli alberi di castagno, alle betulle. Ci sono le betulle? Le betulle, i fossati, sì. Gli alberi di castagno, no. Le brentelle, okay. Ci sono. I fossati sono rimasti sono pochi. Sempre. Sono rimasti pochi, però. Io vedo sempre queste strade a doppio senso di circolazione strettissime, dove siete abituati a correre come dei matti. Per limiti. Fortuna. Ciao. Per fortuna. Precipizio. No, perché nonostante tutto qui c'è molto traffico, anche ecco. Se sembra di no, siamo molto densamente popolati, quindi densamente nelle ore popolati. Di punta qui c'è veramente molto traffico molto e tutti hanno fretta. Sapete con chi sono in questo momento? Lì è Gianfranco al secolo ed è praticamente il precursore di precursori. Scusatemi, ma non mi sono pettinato il capello. Ma tu sei già bello. Mi sono alzato da poco. E dopo sono ancora... una nottata brava, sì, dove sei sono... stato? Abbiamo fatto una serata afro in una birreria molto, molto bella, molto carina. Uh-huh. E c'era un fraccanaio di gente, c'era molta gente. Senti un po', ma sono quelli della tua scuderia, cioè le persone che ti seguono da 40 anni? No, possiamo anche c'era dirlo, 40 qualcuno. Anni. Sì, c'era qualcuno, c'erano molti aficionados, okay. Appassionati come me di musica un po' particolare, ma c'erano anche altre persone che venivano dalla zona, magari per curiosità, poi amiche o fan dell'altro DJ che mi faceva certo. Compagnia, per cui è stato un bel incontrarsi serata. Insieme, portare avanti un... Sei come i panettieri, tu lavori di notte da una vita, è così, e a questo ritmo di vita così sano dobbiamo anche il tuo occhio esotico a mandorla, probabilmente, che è quello di chi si sveglia dopo aver dormito pochissimo e comincia la sua giornata. Ognuno di noi, per diventare qualcosa, qualcuno, ha avuto qualcuno magari a cui ispirarsi, certo. Più o meno, sì. Forse non tutti, magari c'è l'eccezione del genio che non si ispira a nessuno perché magari dentro di lui ha i geni del genio. Ok. Io non faccio parte di questa categoria. Sicuro? Sono... Sicuro? E okay. ho avuto i miei mentori anch'io, è stato okay. Uno dei primi DJ d'Italia perché sì. Insomma gli anni passano per me, uh-huh. È un modo elegante per dire che anch'io ho la mia età. Ed è stato uno che ha 10 anni più di me, quindi se io ho quell'età lui ne ha 10 di più e di conseguenza... Ok, è un giovanotto, diversamente giovane esatto. Giovanotto. E poi in realtà i miei veri mentori, lui è stato, diciamo così, il mio Vogliamo mentore... Vogliamo dire il suo nome? Così. Sì, è soprannominato 14, che è 14. Stato uno dei primi disc jockey d'Italia. Lui adesso avrà 75 anni, 74. Insomma, così hai detto anche la tua età. Sì, avresti voluto magari ma dribblare l'informazione. No, ma io non ho di questi problemi. Okay. Ho 64 anni fatti portati da Dio qualche mese fa e sto serenamente bene con la mia età. Anzi, sono felice di invecchiare sotto certi contesti, sotto certi aspetti, perché visto l'andazzo della società che c'è, visto quello che accumuli poi nel corso degli anni, dell'età, eccetera, dico sì, vabbè, invecchio ma serenamente. E tutto questo è molto positivo anche perché tu sei un personaggio pubblico, parli mentre proponi le tue selezioni musicali, mm-hmm. Quindi un messaggio lo dai. Il tuo pubblico, gioco forza, è cambiato in questi 40 certo. anni. Cioè, io ho fatto parte del tuo pubblico ma ero minorenne all'epoca, dovevo essere accompagnata, dove tu lavoravi. Sì, è un dato di fatto. Ti prego, dicevo allo zio, alla zia di turno, accompagnami a vedere il mio mito, la mia leggenda, che mette i dischi al Golden Park.
di Poschioma. All'epoca sì, era Golden Park. Che si trova a metà strada tra Montebelluna e la città di Treviso. Sì. Ok, io avevo meno di 10 anni, più o meno, poco più di 10, non avevo neanche la carta d'identità. Ero piccola piccola, era il 75. Le radio private, le prime, sono nate nel 76. Sì. E tu, parallelamente al lavoro di Fantino del Disco Live, hai percorso anche la strada dello speakeraggio radiofonico. Potevo io esimermi a quell'età, sfacciati come eravamo, pieni di entusiasmo come eravamo, con la voglia di fare, con quello che avevamo dentro, bello, brutto, sapere, non sapere, c'era l'entusiasmo e si andava avanti. Spettacolo. Le radio libere del 76 sono state un po', diciamo così, social paragonate al giorno d'oggi. Certo. Perché dava la possibilità, in qualche modo, a chi aveva voglia di fare, agli appassionati, diciamo così, adesso a tutti, di poter avere un microfono e una vetrina nei social. E all'epoca tu avevi un microfono con il quale tu potevi parlare a un pubblico. Ed era molto più vasto di quello che poi ti ritrovavi in discoteca, però la domenica pomeriggio. Certo, chiaro. E la radio era un mezzo per informare i giovani della possibilità concreta di raggiungerti poi la domenica pomeriggio o il sabato sera, addirittura il venerdì sera. Sì, non c'era ancora. Facevi tutto il weekend? Non c'era ancora questa sottigliezza. No. Non c'era ancora il marketing all'interno di una trasmissione. Non consapevole, radio. Ma io t'ho sgamato invitarci tutti al Golden. Ecco come ho saputo dove poterti raggiungere dal vivo. Anche se poi c'è stato un episodio che io avrei tanto voluto raccontare ai miei follower nel mio primo libro, il libro della mia vita, ma io non ce la faccio e ti chiedo il permesso di raccontarlo. Ah, cosa allora? Fammi capire. Allora, quella volta in cui senti, parliamo di te o parliamo di questa cosa o la riserviamo come chicca finale per sorpresa? Per me non chicca c'è finale. Per me non c'è problema. Chicca finale. Usiamola come chicca. Creiamo finale. Un po' di suspense. È stato il modo, un modo carino. Non saprei neanche come molto definirlo. Carino per me, per interfacciarmi con il magico mondo dei neanche network, perché all'epoca le radio non erano ancora organizzate come network, erano local stations, radio stations, però in FM la banda era completamente libera, non c'era legge che disciplinasse all'epoca l'acquisizione sì. delle frequenze, quindi oggi c'era la radio, domani non si sentiva più, nascevano, poi ricompariva. Nascevano radio nei garage. Lo nascevano, so. Nascevano radio nel pollaio del vicino. Ogni pollaio aveva una radio praticamente. È verissimo. E perché dico pollaio? Perché i pannelli assorbenti, i pannelli fonoassorbenti all'interno della proprio della stanza dove si trasmetteva, erano i classici cartoni delle uova, per cui il pollaio aveva una sua consistenza effettiva ed era meraviglioso perché super. Non c'erano ancora quei pannelli che costavano all'epoca, costavano veramente una marea di soldi. Costavano una marea di soldi? Sì, all'epoca erano quei pannelli fonoassorbenti che c'erano sì. una volta erano molto spessi sì. e non venivano usati, non c'era ancora l'accortezza tecnica di poterli usare perché le radio nascevano così con i 4 soldi che c'erano, bisognava mettere un buon microfono, 2 bei giradischi, registratori a cassetta e via, e poi registratori a bobine per le radio più evolute e via, tanto entusiasmo, tanta voglia di fare con quello che c'era sotto mano e via, insomma. Leroy, com'è nata questa tua passione per la radio? Innanzitutto vuoi parlare un po' di quando eri piccolino? Io ti immagino piccolino, molto a contatto con la natura, perché tuttora vivi in un contesto dove sei immerso nella natura, ti guardi intorno, vedi il sole spostarsi, sai, cioè non è come in città dove vedi solo un pezzettino di cielo, qui sei proprio tu e sì, il cielo, io ho vissuto, e la terra, la pianura. Io ho vissuto in città, ho vissuto a Monza, a Venezia, a Modena, in sì, parecchi altri posti e ti assicuro che poi alla fine ritorno sempre dove c'è aria, dove ci sono alberi soprattutto, alle tue perché radici. Tu sai che io amo molto gli alberi, infine il mio giardino ho 1000 metri di terra che sto riempendo di alberi e sono fortunato perché i miei vicini hanno delle foreste d'alberi nel loro giardino. Stupendo. Gente che ha la possibilità di avere 3-4 mila metri di terra sì. e pieni di alberi, è una roba meravigliosa. Allora ritorniamo in questo contesto rural, vinicolo, insomma, vabbè. Vabbè, in questo contesto campagnolo. Come vive questo Gianfranchino
questa sua passione per la musica, come ti è venuto in mente di dedicarti alla musica in modo così serio, tanto da farne la tua vita? Perché lì stiamo parlando di 40 io penso anni di essere, carriera. Penso di essere, non 40, 46, penso di essere fortunato. L'hai detto tu l'altra sera, sì. Ma hai giocato a diminuire il numero, no. In realtà sono quasi 50, quindi. Sì, è vero, fatti i conti. Perché sì, io penso di essere stato fortunato, nel senso che quando una persona nella vita scopre prima possibile qual è la sua passione, sì, e della sua passione riesce a farne il lavoro, sì, ha smesso di lavorare. È vero, è vero. Smette di lavorare, si diverte tutta la vita. Vero. È una cosa meravigliosa questa cosa. Quindi io sono stata una persona molto fortunata sotto certi aspetti, perché avevo una sorella che era appassionata di musica. E questa sorella un giorno, io avevo 8 anni, era il 63, mi ricordo perché c'è stata una data infausta proprio che ha caratterizzato quella serata. C'è stato il giorno dell'attentato a John Fitzgerald Kennedy. Sì, che... il 22 novembre del 63. Esatto. Mm-hmm. Mia sorella arriva a casa con un pacco di roba, con due scatoloni così. E dico, cosa hai portato a casa? Mia sorella, fra l'altro, lavorava come colf, in quei tempi si usava molto e si cominciava abbastanza giovani, ai titolari della Sanremo qui a Cairano, sì, San Marco. Sì, quelli dei tessuti. Esatto, la Sanremo era un marchio non indifferente, era veramente una potenza industriale a livello, sì, tessile, pensavo, sì, aveva 5-6 mila dipendenti, tutte, wow, tutte ragazze, wow, che all'epoca prendevano la corriera al mattino e andavano a lavorare, non c'era il traffico che c'era adesso, si andava tutti in corriera. Lei torna a casa una sera con un regalo fatto dai titolari che consisteva in un giradischi Geloso. È una botta di 45 giri. Io avevo 8 anni. Prima cosa che feci era quella di andare dentro, guardare cosa c'era. Mise in moto questo giradischi, lo accese, ancora con questi altoparlanti gracchianti, però ti facevano capire chiaramente il sound di quel periodo, e c'era dentro di tutto. Dal rock and roll degli anni 50, alcuni pezzi dei primi Beatles, dei Rolling Stones, al rhythm and blues, per i quali io poi andai matto e cominciai a cercare i dischi nei mercatini che c'erano adesso, dove c'erano le bancarelle con i dischi, c'erano gli LP, le cassette. LP, long plane, sono i dischi di vinile a 30 giri. E c'erano dischi pesantissimi, quali 180 grammi, saranno stati 400 grammi. Erano pesanti. Vedi lì che c'è Aretha Franklin, Wilson Pickett, yeah, quelli sono i miei primi amori, sono i primi dischi che io ho comprato nei mercatini dove appunto 2800 lire compravi un LP. Giorno dopo giorno io costruivo il mio tassello musicale, il mio scheletro musicale, basandomi su personaggi tipo anche Sergio Mendes c'era all'epoca, cioè parliamo anche di personaggi molto quotati e di un certo livello a livello musicale. C'era anche Adriano Celentano, che all'epoca non predicava ma cantava, copiando da Elvis Presley, copiando da tanti talenti inglesi. Ecco il molleggiato, la figura del molleggiato. Ma è quindi chiaro, il mondo musicale degli anni 60 in Italia, quasi tutto, era poi ispirato al sound inglese americano, dove venivano poi tradotti i vari testi, le canzoni originali in inglese venivano tradotte e cantate in italiano. Certo, vedi la Caselli che ha fatto dei pezzi molto belli, anche quello dei Rolling Stones, eccetera. E poi all'interno, mi ricordo, guardando un po' qualche disco che sono riuscito a beccare qua, vediamo se lo trovo, ce n'era uno in particolare, c'era il Mambo di Perez Prado. Oh, wow! Perez Prado è stato uno dei miei idoli quando ero ragazzino, bambino, perché andava il Mambo, pa, parara, para, para, pa, pa, parara, para, 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 eccetera. Lui è stato uno dei miei grandi ispiratori anche per la musica sudamericana, per cui io sono stato doppiamente fortunato, perché ho scoperto di avere un DNA che amava tutta la musica, non mi sono mai focalizzato in un solo genere. Ecco perché da un lato è positivo, dall'altro lato è un po' difficile perché non viene classificato. Eh sì, e su questa frase che proprio va.